Bentrovati sul canale, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche. Beh, all'ultimo giorno del mercato il colpo grosso o rosso, se avete apprezzato il mio ultimo post sui social, lo ha fatto la Ferrari, assicurandosi nel futuro Hamilton, sicuramente un grandissimo colpo che non riguarda l'aspetto calciofilo, ma sicuramente che può cambiare tanto gli equilibri nell'automobilismo internazionale. Hamilton, che è stato protagonista di tanti successi Mercedes negli ultimi anni e che obiettivamente col passaggio in Ferrari può anche portare non solo tantissima esperienza ma tantissima mentalità all'interno della scuderia del cavallino, dove ha rinnovato Leclerc e quindi sostanzialmente Hamilton andrà a prendere il posto di Sainz, che andrà a scadenza nel 2024. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che in qualche modo c'è una certa volontà di mettere esperienza accanto al talento di Leclerc e di proseguire su questa doppia mandata nel futuro prossimo per riportare la Ferrari al successo. Non si è trasformato in un canale di automobilismo, ma credo sia importante capire poi le dinamiche che ci sono all'interno della scuderia del cavallino, perché poi in qualche modo la proprietà è la stessa, la grande famiglia che insomma è protagonista da oltre 100 anni del mondo bianconero, è comunque legato anche alla Ferrari. E quindi in questo ultimo giorno di mercato credo sia ormai arrivato il momento di fare un bilancio, e dico subito: per la Juventus è stato un mercato di prospettiva, non è stato un mercato che andrà ad incidere sul breve periodo, almeno non credo né Jalot né tantomeno Alcaraz saranno calciatori che cambieranno gli equilibri che fin qui ha raggiunto la Juventus in questa stagione, almeno fino a questo momento della stagione, ma sicuramente in prospettiva sono due giocatori che potrebbero rientrare nei ragionamenti che farà la Juventus soprattutto l'estate prossima, quando ci sarà da costruire una squadra del futuro. Sicuramente Jalot sarà l'erede di Alexandro, in questo senso è stata bruciata la concorrenza dell'Inter. Per quanto riguarda Alcaraz è un prestito con diritto di riscatto che dà l'opportunità di valutarlo da vicino. L'argentino classe 2002 piace tanto soprattutto a Giuntoli, che lo segue dai tempi del Napoli. C'è da capire poi se effettivamente darà insomma le percezioni di cui si è convinto il direttore dell'area tecnica della Juventus, fino eventualmente a ritrattare l'acquisizione definitiva. Detto che il riscatto è fissato a 49,5 milioni e quindi in qualche modo almeno sulla carta proibitivo. Poi capiremo nei prossimi mesi cosa si potrà creare attorno al calciatore, al centrocampista argentino. Ci sono delle altre tracce che dobbiamo assolutamente seguire. Sicuramente c'è una Juventus molto attenta su Felipe Anderson, in uscita dalla Lazio, in scadenza di contratto, l'estate prossima si muoverà a zero. Io credo in questo momento la Juve non possa prendersi impegni per l'estate prossima, specie sui parametri zero, che in questo momento storico dell'anno insomma girano a prezzi alti, però è sicuramente un'opportunità di mercato che la Juve sta valutando, quella di Felipe Anderson, anche perché la Juve potrebbe garantirgli un ingaggio netto di 4 milioni, tanti, ma avendo ancora i benefici del decreto crescita, il brasiliano verrebbe comunque a costare poco sul piano del costo azienda complessivo. Quindi è sicuramente un'opportunità di mercato che la Juventus sta valutando, anche perché è un 93, è in quella generazione di mezzo che manca in questo momento alla Juventus all'interno della sua rosa, perché ci sono o giocatori avanti con l'età, sicuramente esperti, o giovani che comunque vanno supportati. Manca quella generazione di mezzo e Felipe Anderson in questo senso potrebbe sicuramente tornare utile. Chi è però l'Hamilton della Juventus per le prossime sessioni di mercato? Beh, io credo il giocatore che più si sia in qualche modo promesso alla Juventus per l'estate prossima è quello che più la Juventus ha puntato
per il mercato della prossima estate sia Kop Miners dell'Atalanta. Credo sia lui il rinforzo che la Juventus in tutti i modi proverà a portare a Torino. È quel giocatore che può far compiere un salto di qualità al reparto mediano, è un giocatore che potrebbe anche ricalibrare la possibile cessione di Rabiot, giocatore che va in scadenza di contratto a giugno. C'è da capire poi quale sarà il futuro del francese. Certo, le ultime indiscrezioni, e non vorrei che magari il prossimo impegno di San Siro possa in qualche modo sporcare, no? le ultime indiscrezioni, si parla di un Adrien Rabiot vicino all'Inter. Non mi va neanche di commentare la notizia, perché credo sia scarna di ogni fondamento. Andiamo avanti e parliamo di quelle che invece sono le notizie che abbiamo a disposizione. Credo sia giusto in questo momento raccontare, così come credo insomma l'interesse della Juventus per Kop Miners non per forza deve dipendere dal futuro di Rabiot, ma può anche dipendere dal futuro di Rabiot. Kop Miners è un giocatore che in questo momento qua davvero può cambiare gli equilibri nella Juventus. Per il resto io credo sia stato un mercato da voti alti per quanto riguarda la Juventus, perché sui giovani in prospettiva si è garantita tantissimo talento. Azic Montenegrino si è promesso per l'estate prossima, è un classe 2006, partirà dalla primavera, avrà sicuramente la possibilità di trovare vetrina e palcoscenico in seconda squadra, e credo sia un ottimo colpo. Così come un ottimo colpo il prestito con diritto di riscatto dal Palmeiras di Pedro Felipe, difensore centrale. Si parla un gran bene di questo ragazzo, credo in seconda squadra sin da subito avrà l'opportunità di mostrare il suo talento, e credo anche lui possa davvero rientrare in alcuni ragionamenti di ricostruzione del reparto arretrato del futuro. Tra l'altro un diritto di riscatto fissato a circa 2 milioni, quindi potrebbe essere davvero un'occasione di mercato che la Juventus potrebbe ottimizzare nelle prossime sessioni di mercato. È un giocatore che sarà sin da subito a disposizione di Brambilla in seconda squadra, così come sono rientrati tanti giocatori che erano andati in prestito e che possono invece fare tanto nella seconda parte della stagione in seconda squadra, da Graca a Seculo, lo stesso Bonetti, tutti i ragazzi che sono cresciuti alla Juventus e che adesso sono a disposizione nuovamente della Next Gen, e questo potrà sicuramente migliorare le prestazioni della seconda squadra bianconera. Chiudo con Francisco Barido, argentino, classe 2008, una stellina della nazionale argentina Under 15. È un ragazzo che è arrivato a Torino negli ultimi giorni, si andrà ad aggregare al settore giovanile della Juventus, e in questo senso credo la Juventus abbia dimostrato una grandissima attenzione al mercato dei giovani, soprattutto al mercato di quei talenti che sono alla ricerca di un progetto importante per lanciarsi nel calcio che conta in Europa. È il progetto Next Gen, il progetto seconda squadra, ancora una volta diventa determinante nella scelta di questi ragazzi che scelgono la Juventus, perché evidentemente il percorso fatto da tantissimi altri giovani fino a questo momento è un percorso giusto, è un percorso che viene riconosciuto non solo in Italia ma evidentemente tanto anche all'estero, e questo sta facendo la differenza nell'andare ad attirare giocatori che hanno un potenziale importante nel futuro. Quindi Barido è sicuramente un ragazzo che dovremo seguire nei prossimi anni alla Juventus, farà tutta la trafila giovanile in bianconero fino alla seconda squadra, dunque fino al debutto tra i professionisti. Gli auguriamo ogni bene, così come insomma faccio un in bocca al lupo a tutti i neo o bianconeri che vedremo all'opera alla Juventus. Nei commenti ditemi cosa ne pensate, ditemi come trovate il mercato della Juventus in questa sessione di gennaio. Lo ricordiamo, una sessione che comunque è stata complicata, anche perché senza delle vendite il club non poteva fare chissà che cosa in entrata, però insomma credo abbia fatto diverse cose interessanti, soprattutto in prospettiva, ma ditemi voi cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche.